Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi voglio presentarvi un accessorio indispensabile per tutti coloro che decidono di uscire in bicicletta di questo periodo, con tempo ovviamente inclemente, dove freddo, acqua e vento sono purtroppo all'ordine del giorno. Sto parlando di un paio di guanti Winter Windstop, pensati appositamente per l'uscita in bicicletta con temperature molto basse. Questo prodotto è stato realizzato dalla Mavic, un'azienda che non ha bisogno di essere presentata. Chiunque faccia ciclismo, chiunque si intenda di ciclismo, sicuramente conoscerà questo fantastico marchio. Da qualche tempo Mavic ha aperto un proprio shop online ed è presente anche su Amazon. Trovate il link di questi guanti. Questo è un guanto di ultima generazione, l'ultimo prodotto di casa Mavic, che è pensato appositamente per l'inverno 2017-2018. Il suo nome è Thermo Axiom ed è davvero l'ultimo prodotto, forse il più innovativo, di casa Mavic, relativo ovviamente ai guanti per la stagione invernale. Questo prodotto l'ho comprato su Amazon e trovate qua sotto il link in descrizione. L'ho trovato in promozione a 28 euro. Affrettatevi a prenderlo perché non so ancora per quanto possa durare questa promozione. Il suo prezzo di listino invece è 40 euro, quindi qualsiasi prezzo sotto i 40 euro trovato su Amazon o altrove è comunque un affarone, quindi affrettatevi. Andiamo adesso a vedere le caratteristiche di questo guanto. Partiamo col dire che questo guanto si può trovare in tre versioni: questa, come vedete, rossa e nera con l'inserto giallo della Mavic, la potete trovare completamente blu oppure completamente nera, a voi la scelta. Per quanto riguarda la caratteristica principale, questo guanto, come dicevo, è windstop, quindi è un guanto antivento che protegge le vostre dita e le vostre mani dal vento forte. Ha un rivestimento idrorepellente, quindi con una pioggia non molto intensa riesce a non farvi bagnare le mani mentre state guidando. Sul pollice ha un tessuto tergisudore per appunto togliersi il sudore dalla fronte, ha inserti rifrangenti sulle dita mignolo, medio e anulare. La parte palmare del guanto presenta degli inserti in ebra, è una sorta di gomma, di un silicone molto molto buono, serve per ridurre al meglio le vibrazioni e per garantire un appoggio ottimale del palmo sul manubrio. Se non bastasse, ci sono anche delle sezioni ad altissimo grip come queste che vedete qua, magari si possono vedere meglio con la ripresa ravvicinata, e anche qua sul pollice, servono per avere un grip sicuro, preciso e diciamo che non fa scherzi sui comandi. Per quanto riguarda il polsino è molto alto, questo permette appunto di coprire una buona parte del polso e arrivare a dove praticamente non arriva la manica, e soprattutto ha questa bandella a strappo che è ovviamente regolabile. L'interno di questi guanti è fondamentale, è in caldo pile, un pile molto molto leggero che sicuramente vi manterrà calda la mano durante le vostre uscite. È consigliabile un sottoguanto? Beh, devo ancora provarli. Sabato mattina, uscirò in bicicletta e vi dirò se può essere utile o meno utile mettere un sottoguanto qua dentro. Ad ogni modo, un guanto veramente molto ben fatto, dalle colorazioni accattivanti e aggressive, questa è quella che piaceva di più e che riprendeva i colori della mia bicicletta, una vestibilità ottima, le dita sono veramente avvolte dal pile interno, molto bello l'inserto tergisudore sul pollice, molto ben fatti gli inserti rifrangenti sulle tre dita mignolo, anulare e medio, ottimo l'inserto ad altissimo grip e come non parlare della membrana in evra che assorbe al meglio le vibrazioni sul palmo della mano. Come dicevo, questo guanto lo trovate qua sotto in descrizione, link Amazon. Io l'ho trovato a 28 euro, vi ricordo che il prezzo di mercato è di 40 euro, quindi qualsiasi prezzo sotto i 40 euro risulta essere un'ottima spesa. Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, anche perché devo farvi vedere un altro accessorio molto importante per resistere al freddo durante le vostre uscite in bicicletta. Ok ragazzi, per oggi direi che è tutto, buon allenamento come sempre e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!